Oggi chiacchieriamo di... Allora, è tanto che non ci si vede per un video. Adesso recuperiamo, no? Recuperiamo. Siamo al 20 di agosto, sì. E so già che i detrattori dell'estate non vedono l'ora che questo caldo finisca. Un po' anch'io, perché non sono grande amante del caldo. Più che altro, molti sono entrati in crisi per il discorso della pasta madre, degli impasti, perché nonostante quello che si possa pensare, ovvero che il caldo le faccia bene perché tutto lievita più in fretta, non è così. Il caldo non fa bene alla pasta madre, non ci migliora gli impasti. Quindi andiamo a vedere, a riprendere qualche piccolo discorso legato al benessere della pasta madre con qualche, scusate, sentite le cicale sotto, con qualche trucco con cui possiamo un po' portarci avanti senza farla soffrire troppo. Allora, ricordiamoci, vi ricordate del famoso condominio di cui parlo sempre nei corsi e nei video? Ovvero, la nostra pasta madre è come se fosse un piccolo condominio. Condominio di quelli in cui c'è il riscaldamento centralizzato. Per cui chi vuole il caldo, chi vuole il freddo, bene, all'interno della nostra pasta madre c'è proprio un condominio. Ci sono i lieviti che amano il caldo e amano anche un bel po' di umidità. Poi ci sono i batteri che sono di due tipologie. Quelli lattici, sono tutti lattici, uni sono, andiamo, omofermentanti, uno è una tipologia eterofermentati, io lo sapete che ve li semplifico in lattici e acetici. Dicevamo, ci sono i batteri lattici che un po' come i lieviti amano il caldo e l'umidità, quindi la percentuale di acqua, e ci sono gli acetici che invece amano un po' di più il freddo, il fresco e la percentuale di umidità più bassa. Ovviamente, a seconda di quelle che sono le caratteristiche del tempo e delle condizioni in cui mettiamo la nostra pasta madre, qualcuno in questo condominio resta un po' scontento, è normale. Ebbene, questo l'estate, il caldo, e poi se vivete in un ambiente umido anche l'umidità, è il momento in cui ad essere contento sono i condomini lieviti e batteri lattici. Questo ovviamente se teniamo tanto tempo i nostri impasti e la nostra pasta madre a temperatura ambiente, perché se mettiamo in cantinetta o in frigo, ovviamente andiamo a creare una condizione diversa, no? Quindi, ragionando sul fatto che se noi teniamo a temperatura ambiente che è alta in questo periodo, a meno che non vivete su una malga, è abbastanza alta la nostra pasta madre, e se rinfreschiamo sempre con quella che io ho detto, però che è sbagliata, che è la proporzione di acqua del 50%, o anche se ci fermiamo sul 47-48%, chi faremo contenti? Faremo contenti i condomini lieviti e i batteri lattici. Ovviamente loro prenderanno piede su questo condominio, metteranno i quadri sul ballatoio, metteranno i quadri vicino all'ascensore e così via. Non glielo facciamo fare, non glielo facciamo fare. Ognuno a casa sua, ognuno nella sua abitazione, ognuno nel suo spazio. Come possiamo fare, visto che le temperature sono effettivamente più alte? Bene, utilizziamo per il rinfresco acqua ben fredda. Questo perché? Perché quando noi andiamo a rinfrescare, quando facciamo proprio l'opera meccanica di rinfrescare, se lo facciamo con le mani, con i bimbi, con la planetaria, con la spirale, comunque, noi andiamo a produrre attrito e riscaldiamo. Se partiamo già con la pasta madre, magari che abbiamo tirato via dal frigo un'ora prima, con l'acqua a temperatura ambiente, se utilizziamo la farina a temperatura ambiente, ecco qui che comunque noi avremo quell'impastino che termineremo, chiuderemo, ma anche a 30, 32, 33 gradi, a seconda di quali sono i gradi di partenza. Come possiamo ovviare questo? Possiamo ovviarlo utilizzando o acqua molto fredda, anche nel rinfresco, oppure anche utilizzando la pasta madre, rinfrescandola da frigorifero, perché sarà lei il coefficiente che ci abbasserà la temperatura finale del nostro impasto. Quindi non abbiate paura, in piena estate, a rinfrescarla anche fredda di frigo.
quello che dobbiamo mirare, la nostra, diciamo, quello a cui dobbiamo tendere, è non terminare mai quell'impasto troppo freddo o troppo caldo. Troppo caldo perché, come vi dicevo, va subito in lattico, fermenta subito, va subito a rovinarsi. Troppo freddo perché effettivamente più è freddo, più faticate ad incordarlo, e più è freddo, più ci metterà a partire. Ma questo è un problema che avete in inverno, non in estate. Quindi in estate cerchiamo di adottare un po' di tecniche per mantenere la temperatura di quell'impasto pasta madre bassa, che è lo stesso trucco che dovreste usare per gli impasti. Quindi utilizzate acqua fredda, utilizzate anche un lievito leggermente fresco, non succede niente. Utilizzate, se volete, anche la farina fredda. Dobbiamo cercare di non alzare la temperatura né della pasta madre né dell'impasto, perché rischiamo, nella pasta madre rischiamo che si sbilanci, nell'impasto rischiamo di avere un impasto che si scioglie, un impasto che diventa troppo molle, che non riusciamo a formare. Quindi cerchiamo di adottare queste piccole tecniche. Questo, dicevo, per quel che riguarda, diciamo, quello che può essere un trucchetto. Che cosa succede in questo periodo a molte paste? Succede che si sbilanciano. Perché? Noi possiamo fare due cose, no? Possiamo ottenerla tanto tempo in frigorifero, e tanto tempo in frigorifero, tutto sommato, la pasta madre non è che stia benissimo, no? Perché se la teniamo tanto tempo in frigorifero, questa pasta madre, prima cosa, lo sapete, con il freddo i batteri acetici comunque vanno ad aumentare, quindi la nostra pasta madre peggiora. È vero che con il caldo diventerebbe lattica, ma non la dobbiamo far diventare neanche troppo acetica. Un'altra cosa che facciamo, la andiamo un po' a inchiodare, perché il freddo, abbiamo visto che rallenta quelli che sono i lieviti, che loro invece fanno festa al caldo. Quindi cerchiamo di avere un atteggiamento verso la pasta madre che la tenga sì in frigo, ma ogni tanto una bella coccoletta a 25-26 gradi le farebbe bene. Poi vediamo, diciamo, qual è il risultato finale. Intanto vi do qualche dritta. Quindi ogni tanto dovreste fare un passaggio o due a 25-26 gradi, perché il frigo ci facilita, ma non facilita lei, poverina. Oppure, se invece ci è capitato di volerle stare dietro per qualche errore, insomma l'abbiamo scaldata troppo, potrebbe essere che la nostra pasta madre diventi un po' appiccicosa, un po' filamentosa, cioè quando andate a spezzare, anziché fare stock, che è il rumore che fa normalmente la pasta madre quando la tagliamo, fa cioè si allunga un po' e comincia un po' a filare. Se ci succede questo, abbiamo ecceduto, e con l'umidità, quindi con l'acqua che abbiamo messo dentro, oppure con l'acqua della, con l'umidità della nostra casa, oppure abbiamo ecceduto con la temperatura. Dobbiamo ricordarci di abbassare un po' l'idratazione. Se la vediamo molto molla, scendiamo anche al 43-44% per qualche rinfresco, e dobbiamo ricordarci di tenerla più fredda. Adottiamo queste tecniche. Cosa può succedere con uno sbilanciamento con l'altro in termini pratici al nostro impasto? Se l'abbiamo per qualche ragione tenuta molto al freddo, potrebbe essere più acetica la pasta madre, e quindi, se è molto il livello di aceticità, trasferirsi anche all'impasto. In quel caso, siccome l'acetico rende la pasta, la maglia glutinica, più tenace, noi potremmo avere un impasto che fatica a distendersi. Altra cosa che succede mettendo in frigorifero è che i lieviti rallentano, quindi noi potremmo avere effettivamente una pasta madre in cui i lieviti si sono un po' addormentati, quindi non cresce questa pasta madre. Non impastiamo con una pasta madre che non cresce, coccoliamola prima con uno o due rinfreschi fino a che non vediamo che effettivamente si è messa a posto. Inutile per fretta impastare con una pasta madre che abbiamo visto che non sta bene e non cresce. Questo se l'abbiamo tenuta troppo in frigorifero. Se invece per qualche ragione abbiamo deciso di tenerla come noi al caldo, potremmo avere una pasta madre o che è molto molle, filamentosa e appiccicosa, anche un po' lucida, anche un po' amara. Oppure potremmo avere una pasta madre che ci sembra che stia benissimo perché lievita in un paio d'ore benissimo, tutti i buchetti, bella, gonfia, attiva. È una pasta madre che si è caricata in quel condominio di parte lieviti, quindi il suo effetto all'interno di un pane, di un impasto, lo fa, perché i lieviti mi fanno crescere gli impasti.
ovviamente vado a perdere tutti quei benefici che sono più legati al discorso dei batteri. Quindi vado a perdere un po' di conservabilità, il fatto di tenere lontane le muffe e così via. Come risolvo? Questa è tutta la pippona teorica. Come risolvo effettivamente? Risolvo effettivamente nel caso di una pasta che mi sia diventata troppo carica di lieviti, decidendo se intervenire subito, quindi curarla in quel momento, oppure godermi l'estate, quindi godermi questo pane che tutto sommato lievita ma non ha la conservabilità che dovrebbe, mi crea muffa quando non dovrebbe, mi lievita anche troppo velocemente e io mi perdo facilmente la lievitazione. Mi posso però godere questo momento di velocità impastando magari pani più piccoli, quindi che non mi si facciano cattivi in fretta, oppure surgelando, magari faccio una pagnotta più grande, ne surgelo un quarto, ne surgelo metà e così via. E poi andrete a recuperare la vostra pasta madre, a curarla un po' di più quando tornerete dalle vacanze e quando avrete voglia di mettervi un po' di impegno. Quindi potete fare questo, oppure potete mettermi di impegno da subito andando a gestire, come vi dicevo prima, temperatura e idratazione. Quelle sono i fattori su cui dovete giocare, temperatura e idratazione. Ricordatevi che una pasta madre carica di lieviti, quindi molto bucata, molto diciamo veloce, non è che non vi fa lievitare un prodotto, è come se aveste messo dentro un'aggiuntina di lievito di birra, quindi andate a perdere un po' quelle che sono le caratteristiche di una lievitazione esclusivamente con pasta madre. Però il prodotto esce diciamo come se avesse messo la caccoletta di lievito di birra, quindi diciamo ci perdete un po' in tutti quei vantaggi che sono proprio legati alla pasta madre. Quello che potete fare invece nel caso sia sbilanciata verso l'acetico, come vi dicevo, è andare a giocare su una maggiore idratazione, quindi per un rinfresco o due salire un pelino, perché l'acetico vi dà una pasta madre dura, compatta, che non si estende, ok? Aiutatela salendo poco poco con l'idratazione e aiutatela con un pochino di temperatura più alta, quindi non la mettete immediatamente nel frigorifero se la vedete un po' sofferente, ma magari fatela stare un ciclo intero a 25-26 gradi. Spero che questi piccoli trucchetti vi abbiano aiutato un po' a recuperare la vostra pasta madre. Prima cosa, godetevi l'estate, godetevi le vacanze, c'è sempre tempo per recuperare la pasta madre, a meno che non siate a casa e avete deciso di sfornare il vostro panettone estivo. Per il resto, per un pane, per una pizza, c'è modo di farla anche con una pasta madre leggermente sbilanciata. Poi se cercate la perfezione, che non c'è, ma se cercate di avvicinarvi alla perfezione, allora per carità, va benissimo impegnarvi da subito a metterla a posto. Per tutti gli altri problemi aspettate settembre, aspettate di esservi goduti l'estate e di essere tornati a casa e di avere voglia di impegnarvi con la vostra pasta madre. Spero di vedervi presto in qualche corso, io ho già qualche, insomma, c'ho già un paio di richieste di date di corsi in giro per l'Italia, quasi sicuramente ci vedremo nel Lazio. E se c'è qualcuno che è intenzionato a fare un corso con me, mi può contattare, se ne può parlare, si può girare anche per l'Italia. Spero di trovarvi presto e seguitemi. Ciao! Ciao e alla prossima!